film e documentari, l'uno dopo l'altro, documentari, documentari, un rapporto costante con la realtà, così com'è, ma non oggettivata, soggettivata, realismo soggettivo. Le ceneri di Pasolini, un ritratto autoritratto, autoritratti da Gabotti. Dopo qualche anno ho fatto autoritratti vagabondi che è un quartetto di autoritratti. Hitchcock, un ritratto autoritratto con niente. Tutto con niente. Ma avrà avuto 4-5 anni. Che mio padre mi mandò al commissariato di polizia con una lettera. Il commissario la lesse e mi rinchiuse in una cella per 5-10 minuti dicendomi: ecco che cosa si fa ai bambini cattivi. Mio padre mi chiamava sempre la sua piccola pecora senza macchia. Io veramente non riesco a immaginarmi che cosa io abbia potuto fare. Ma durante le riunioni di famiglia stavo seduto nel mio angolino senza dire niente. Guardavo, osservavo molto. Sono sempre stato così e continuo a esserlo ancora adesso. Ero tutto meno che espansivo e anche molto solitario. Non ricordo di aver mai avuto un compagno di giochi. Mi divertivo tutto solo e inventavo io stesso i miei giochi. E poi sono stato in collegio, giovanissimo, a Londra, al St. Ignatius College, che era tenuto dai gesuiti. Probabilmente è stato durante il periodo passato dai gesuiti che il sentimento della paura si è sviluppato con forza dentro di me. Paura morale, come di essere associato a tutto ciò che è male. Così che io me ne sono sempre tenuto lontano. Perché? Per timore fisico, forse. Avevo il terrore delle punizioni corporali. I gesuiti adoperavano la sferza, io credo che la usino ancora oggi. Era di gomma molto dura. Poi non la somministravano così a caso. Era una sentenza che eseguivano. Ti dicevano di passare da un prete alla fine della giornata. Questo prete scriveva in modo solenne il tuo nome su un registro, insieme alle punizioni che dovevi subire. E poi, per tutta la giornata, vivevi in questa attesa. Autoritratti vagabondi è uno dei lavori che mi ha spinto di più, fino a oggi, fino a questo che sto facendo, per decidere se continuare o fermarmi. Soggettivo, l'audio video affronta anche il problema metaforico, un cinema metaforico. Il protagonista dell'audio video
non si sa bene chi sia. Un prigioniero, un malato, un coniglio, non si sa, è un individuo ristretto, costretto, bloccato, che vede il mondo attraverso la sua gabbia, la sua casa, il suo ospedale, la sua tana. Ecco qua, uno, due. Vita l'incontrerò di Mimmo Pesce. Il ritratto, autoritratto di un amico, uno scultore, un pittore. Con me è diventato anche attore. Vita all'incontrario del Mimmo Pesce è nato come provocazione in un festival a Torino, credo nel 91, 92 o 93. Sentivo parlare sempre questi giovani cineasti della necessità del 35 mm, della perfezione tecnica. E ho detto loro, l'anno prossimo vengo a Torino con un film documentario girato in VHS. Così ho fatto. Ancora la televisione, di nuovo la televisione, verso la fine degli anni 80,
riprendendo le esperienze, le scoperte della televisione fatta agli inizi degli anni Ottanta, la televisione non più tecnica e registrazione e diffusione di massa, ma linguaggio autonomo, capace di mostrare e pensare, capace di restituire alti contenuti del pensiero e dell'arte. La filosofia, come mettere in scena la filosofia? È in immagine, è in parola. Non più i professori che parlano dalla cattedra, intercalati o illustrati da materiale di repertorio, ma filosofi che parlano tra di noi, a noi, e sono colpiti da immagini, da pensieri visivi, e quindi uso di colloqui e disegni e sculture e pitture come autoritratti di civiltà e film muti e personaggi, attori che impersonano i grandi della filosofia. Ora esporrò le ragioni per cui era naturale che avvenisse la partenza di Elena per Troia. Certo, o per volere della sorte, o per decisione divina, o per decreto della necessità, Elena fece quello che ha fatto, oppure trascinata con la violenza, o persuasa con la parola. Ascolta dunque. Io sostengo che il giusto non consiste in altro se non in ciò che giova al più forte. Laddove dipende da noi agire, dipende da noi anche non agire. Di conseguenza, se il compiere una cosa che è bella dipende da noi, dipenderà da noi anche il non compiere una cosa che è turpe. E queste matrici dell'enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, i sofisti, l'etica di Aristotele, queste matrici, queste opere televisive fornite di grandi incipit, delle vere e proprie ouverture, come nei sofisti, in cui un film muto in bianco e nero diventa un sogno. La reinvenzione di un dialogo attraverso i ruderi, i corpi mutilati dalla guerra. Nel 415 a.C. gli Ateniesi aggredirono, assediarono e distrussero militarmente la minuscola isola di Melo. Era il 16° anno della guerra del Peloponneso, la guerra che avrebbe dovuto assegnare definitivamente ad Atene o a Sparta la supremazia politica sull'intero mondo greco. Atene, la città che sotto il governo di Pericle era divenuta la scuola vivente della Grecia,
quell'anno mosse in armi contro la colonia spartana che rifiutava di inchinarsi al suo dominio. Prima di metterla a ferro e fuoco, gli ateniesi mandarono un'ambasceria per intavolare trattative. I Meli non introdussero al cospetto della moltitudine i delegati, ma li invitarono a dire le cose per cui erano venuti. Gli ambasciatori ateniesi parlarono così: «Siamo ora qui, e ve lo dimostreremo, per consolidare il nostro impero, e avanzeremo proposte atte a salvare la vostra città, poiché noi vogliamo estendere il nostro dominio su di voi senza correre rischi, e nello stesso tempo salvarvi dalla rovina per l'interesse di entrambe le parti». I Meli risposero: «E come potremmo avere lo stesso interesse, noi a divenire schiavi e voi ad essere padroni? Poiché voi avrete interesse a fare atto di sottomissione prima di subire più gravi malanni, e noi avremo il nostro guadagno a non distruggervi completamente. Sicché non accettereste che noi fossimo in buona pace, amici anziché nemici, conservando intatta la nostra neutralità? No, perché ci danneggia di più la vostra amicizia che non l'ostilità aperta. Quella, infatti, agli occhi dei nostri sudditi sarebbe prova manifesta di debolezza, mentre il vostro odio sarebbe testimonianza della nostra potenza, e non si potrà dire che voi isolani e meno potenti di altri avete resistito vittoriosamente ai padroni del mare. Anche noi, e potete ben crederlo, consideriamo molto difficile cimentarci con la potenza vostra e contro la sorte, se non sarà ad entrambi ugualmente amica. Tuttavia abbiamo ferma fiducia che, per quanto riguarda la fortuna che procede dagli dèi, non dovremmo avere la peggio, perché fedeli alla legge divina insorgiamo in armi contro l'ingiusto sopruso. Se è per la benevolenza degli dèi, neppure noi abbiamo paura di essere da essi trascurati. Gli dèi, infatti, secondo il concetto che ne abbiamo, e gli uomini, come chiaramente si vede, tendono sempre, per necessità di natura, a dominare ovunque prevalgano per forze. Questa legge non l'abbiamo istituita noi, e non siamo nemmeno stati primi ad applicarla. Così come l'abbiamo ricevuta e come la lasceremo ai tempi futuri e per sempre, ce ne serviamo convinti che anche voi, come gli altri, se aveste la nostra potenza, fareste altrettanto. Come ho messo in scena questo dialogo di Tucidide? Se voi vedete l'incipit del video, i sofisti, da 1 minuto e 45 a 4 minuti e 25 c'è questa messa in scena. Bene, la parte degli ateniesi l'ho fatta recitare a un elmo. C'è una voce fuori campo che riporta ciò che gli ambasciatori ateniesi dicono, e questi ambasciatori sono ridotti all'unità, uno, un individuo, ma non una figura umana, un elmo, che è una metafora perché contiene insieme l'uomo e la macchina, la morte e la vita. L'elmo ricorda il teschio, un elmo, uno solo, fisso, inquadrato in maniera fissa con dei lievissimi zoom in avanti. E i meli, per mettere in scena i meli, ho scelto una molteplicità di figure umane tratte dalla scultura greca del VI e del V secolo, una molteplicità di figure che sono riprese in maniera variata, anche con delle panoramiche, con dei movimenti, e che infine
subiscono una progressiva mutilazione, anticipando la distruzione e la morte. L'etica di Aristotele, questa pittura vascolare che diventa paesaggio popolato di furie, di dei, percorso e inquietato da un temporale che poi si distende su un tempio.